Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Marika, c'è una bimba qui sotto che ultimamente cammina, ma vuole la mano, quindi c'ho la mano e non mi lascia. Non mi lascia perché quando deve andare da qualche parte vuole la mano. Quindi riesco a fare poco e niente. Come andare a fare un giro d'IKEA? Quindi oggi vi porto con noi a fare il giro e nel frattempo vi faccio un get ready with me e la piccola. Allora, lei devo cambiare il pannolino e le metterò questo. Aspetterò questo completo qui che avete già visto, mi sa, che vi ho fatto vedere in un video, che è di Stitch, quindi leggings. Aiuto. E magliettina con le bratelline, questa qui così. Mentre io andrò a metto po' semplice nero, che non so come farvi vedere perché ho solo una mano, che poi va legato dietro, e classico jeans preso su Shein, che vi ho fatto vedere mesi e mesi fa, è il post-parto, insomma. Quindi ci andiamo a vestire e ci sentiamo dopo. Nel frattempo, Chiara. Nel frattempo vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video, a seguirci sugli altri vari social. Detto ciò, venite con noi. Allora, mi sono vestita, ho preparato lei, adesso metto le robe nella borsa cambio che mi devo portare dietro e poi si va. Allora, qui dentro calcolate che c'erano tutte le cose della piscina, perché siamo andati in piscina, quindi tolgo tutto e metto le cose nuove. Che fai? Allora, nella borsa cambio metto un cambio pulito, poi metto due o tre pannolini, metto tre. Salviette, poi ho dentro la crema per le zanzare e anzi lo spray per le zanzare e dopo puntura. Adesso io lo vado a mettere questo. Perfetto, le vado a mettere le scarpette queste qui aperte. Io mi metto anche le scarpe aperte. Lavo le maniche, le ho messo il dopo puntura, cioè che le ho messo lo spray per le zanzare e andiamo. Pronta. No, 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 no. Dai? No, 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 no. Arrivati all'IKEA. Abbiamo passeggiato la macchina e Chiara è qui. Stranamente sul passeggino. Ciao! Com'è? Buona? Buona? Ti pare a stamattina con una sentiva? Io le ho finite già. Grazie.
Mamma, gira a destra. Mamma, a destra. Mi sono scordata di filmare, siamo venuti un attimo all'MD, non so da dove si veda. Ok, e adesso mia mamma sta mettendo le cose in macchina e andiamo di corsa a casa perché fa caldissimo. Questa è la nostra spesa, vi faccio vedere. Abbiamo preso due cose in croce, perché tanto ormai i nostri pranzi e cene sono sempre i soliti. Pasta con la salsa e polpette, patate, questo. Vero mamma? Sempre. Mia mamma è molto felice di ciò. Sei felice? Sì. Tanto sì, poco? Sì, si sì, spizza energia da tutti i po'. Allora, siamo arrivati a casa, vi faccio vedere brevemente cosa ho preso. Sono andata da Ikea in primis per prendere delle cose che mi servivano per conservare dei vestiti che Chiara ha dall'anno scorso che le vengono piccoli e per togliere anche poi più avanti i vestiti estivi, perché a breve arriverà l'autunno, poi arriva anche l'inverno, quindi devo rifargli l'armadio. Devo svuotare un po' tutto, siccome ho ancora in mezzo i vestiti invernali dell'anno scorso, che non le vengono e non le verranno, devo fare un po' un reset della sua cameretta e lasciargli solo le cose che utilizza. Quindi per prima tappa siamo andati da Ikea e ho preso due cose messe in croce. Ho preso un bel po' di piatti fondi, così, semplici, bianchi, ne ho presi 11 se non sbaglio, perché quando vengono i parenti a casa io ho sempre 6 piatti, quindi mi devo fare un po' di scorta sia di piatti, piani e fondi, come anche di forchette, quindi posate, forchette, coltelli, e anzi coltelli ne ho abbastanza, però forchette e cucchiai ne ho pochi, quindi devo fare un pochino di scorta in modo tale che quando viene la gente a mangiare ho piatti e posate per tutti. Poi la cosa principale per cui ero andata di Ikea erano questi sacchetti qui, che costano tipo niente, cioè vengono tipo 1,80€, 1,90€, una roba del genere, e si chiamano Farkla, scritto qui. Io ne ho presi 5 di questi e almeno così ne ho in abbondanza, sia per togliere alcuni vestiti nostri da mezzo, sia per togliere quelli di Chiara. E niente, questi li uso tantissimo. Tra l'altro ho conservato ancora tutti quei vestiti che Chiara aveva di quando era piccola e li ho conservati così, li metto via in questa maniera perché è il modo più sicuro per fare in modo che non si rovinano. Dopodiché siamo andati da MD, ho fatto un pochino di spesa e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, intanto vi faccio vedere le cose da frigo. Siamo andati da MD e ho speso tipo 45€, una cosa del genere. Vi spiego, questa settimana c'è mia mamma, tra poco va via, tra pochi giorni, tipo oggi è 25, tra 3 giorni, 4 giorni mia mamma va via. E quando viene lei di solito non tendo a fare spesa esagerata, perché poi magari un giorno ci va una cosa, un giorno ce ne va un'altra, quindi faccio spesine così un po' randomiche, insomma, di quello che ci va in quei giorni. E ho preso, vabbè, Gatorade, perché Chiara aveva sete e cercavo qualcosa col beccuccio. Questo tra l'altro di solito
dovrebbe contenere pochi zuccheri, ma secondo me no. Cioè, in teoria è tipo acqua minerale con arancia. Comunque gli zuccheri ci sono, contiene pochi grassi però. E vabbè, diciamo che ne ha bevuto due sorsi, poi il resto me lo so bevuta io perché le ho dato l'acqua, perché non le è piaciuto. E poi ho preso le trofie, che in questi giorni le faremo col pesto, io adoro il pesto. E sono passata in gastronomia, dove c'è la salumeria tipo, e ho preso un etto e mezzo di cotto e un etto di mortadella con pistacchi, che a me piace tanto. Poi, oggi, perché oggi comunque a pranzo faremo le piadine, tra poco, e quindi questo l'ho preso per adesso. Poi, siccome mia mamma vuole fare i calzoni, quelli lì siciliani, ripieni, con affettato, le pizzette e anche con gli ustel, abbiamo preso un po' di affettato, questo nella confezione, sono 200 grammi di prosciutto cotto per fare i calzoni. E poi ho preso il maxi risparmio di Wüstel, questi, perché dobbiamo fare appunto questi calzoni con Wüstel e servono, cioè ne serve uno per ogni calzone, quindi ne ho prese in abbondanza, anche perché questi come primi a volte li do a Sirius, quindi mi servono. Poi uova, queste 10 se non sbaglio sono, sì, vogliamo fare la sbriciolata con la crema pasticcera e le uova servono. Mozzarella, sempre per la questione calzoni, mozzarella così, questa con l'acqua, che qua dentro ce ne stanno due, però questa ci servirà adesso per fare le piadine. Ho preso un paccone grande da 700 grammi di macinato misto, perché Giuseppe è più amante della salsa, quindi tendo a fare o pasta con ragù o pasta con le polpette, o faccio qualcosa comunque col macinato, e di solito ci aggiungo sempre la salsa, quindi il macinato in casa mia non deve mancare, come anche la salsa. E poi, siccome erano in sconto, abbiamo preso un pacco di 6 cosce, che le faremo insomma in queste sere, con al forno, pollo e patate, semplice. Poi vi faccio vedere le cose da dispensa, non abbiamo preso granché, però vi faccio vedere. Allora, le cose da dispensa sono pochissime, abbiamo preso 3 bottiglie di passata, sia per fare la pizza che per fare la pasta, insomma. Poi abbiamo preso, mia mamma, a me di solito non piace, la polpa di pomodoro biologico. Io la polpa non ci esco, pazza, ecco. Per la questione crostata, di queste ne abbiamo prese 2. Per la questione crostata, sbriciolata, abbiamo preso la vanillina, anche se di solito nella crema pasticcera ci va il limone, però vabbè, non era negli scaffali, quindi abbiamo preso la vanillina, va bene comunque. Un pacchettino di patate e 2 brick di latte parzialmente scremato. Poi, vabbè, li ho già messi via, non li prendo, abbiamo preso un caschetto di banane e un sacchettino di pesche. E questa è stata la nostra mini spesa, la nostra giornata. E adesso poi vabbè, andrò a fare le piadine e cucinerò, mangeremo e poi ci rilasseremo un po'. Quindi questo era il nostro video, la nostra mattinata. Adesso vi faccio vedere Chiara cosa fa. Mentre mia mamma mi sta piegando i panni, che brava. Ma non puoi venire a vivere qua, per favore? Sì. Eh? Mm-hmm. Come sì? Mm-hmm. Dai, per sempre. Sì. Ti fai la nonna, la mamma, io faccio la figlia e la mamma. Ogni tanto. Poi spesso faccio la figlia. Niente, Chiara dorme, faccio vedere. Comunque non so voi, cioè non so se c'è qualche mamma che mi guarda questo video e cioè non so voi, ma io provo una pace interiore quando Chiara dorme e non è attiva, che non avete idea,
perché ultimamente si è fatta più grande e quindi non vuole stare tipo seduta a fare niente, ok? I cartoni Chiara non li ha mai neanche guardati, ogni tanto si mette lì, magari dà un occhio, però di solito non se la caga proprio la televisione. Quindi vuole stare sempre attiva a fare qualcosa, se non fa niente si annoia e io impazzisco dietro a lei. Vabbè. Quindi quando dorme, cioè io la guardo e dico, madò, cioè veramente bello, tipo no, tu la guardi e dici che bello, un angioletto, poi dopo quando è sveglia, per niente proprio. Comunque, niente, questo era il video di oggi, sicuramente so già che poi dopo quando si sveglierà Chiara non riesco a portarvi più nient'altro, quindi io vi saluto così, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito se è così lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Ciao!